di estero, però ci sono dei problemi. Beh, decisamente c'è la voglia di tornare ad esserci, c'è la voglia di essere in presenza, c'è la voglia di mostrare l'agroalimentare italiano al mondo, un'eccellenza nel suo insieme, con tante eccellenze al suo interno. L'agroalimentare è sempre stato il traino delle esportazioni del nostro paese, continua ad esserlo, i tassi di crescita sono importanti, oltre al record dell'anno scorso, 52 miliardi di esportazione, ma anche i primi mesi di quest'anno non stanno segnando il passo, anzi. Certamente le complessità ci sono, la situazione internazionale la conosciamo, le difficoltà indotte dall'invasione della Russia in Ucraina sono evidenti in termini di aumento dei costi, in termini di difficoltà delle imprese a sostenere l'aumento del costo dell'energia in particolare, che a cascata poi incide su tutte le produzioni. Ovviamente il governo sta facendo sulla parte interna tutto quello che deve fare per sostenere i nostri settori produttivi. È importante che l'Europa non retroceda da quella volontà di stare assieme, di agire comune, che ha caratterizzato il modo in cui abbiamo affrontato la crisi dovuta alla pandemia, che era una crisi simmetrica. Dico sempre, questa purtroppo è una crisi asimmetrica che colpisce più paesi in un modo più profondo rispetto ad altri, e questo può indurre delle dinamiche di ritorno agli egoismi europei che hanno caratterizzato una stagione che non vorremmo più vedere. Oggi però siamo qui per inaugurare un momento importante dove appunto l'agroalimentare italiano si mette in mostra, e guardiamo con un sufficiente ottimismo a questo 2022. La situazione delle aziende? Beh, come dicevo prima, c'è una situazione orizzontale di difficoltà. Devo dire che per il settore primario, più che per la trasformazione, questa è una crisi più profonda di quella pandemica, che aveva visto sempre la parte agricola e agroalimentare in produzione. Oggi le aziende agricole hanno il problema che non riescono a ricevere neppure quella parte di aumento dei costi, dei prezzi al consumo che c'è, che si perde ovviamente nella filiera, e va sostenuto quindi il produttore primario in questa sua difficoltà, perché vede gli aumenti dei costi dell'energia tanto quanto gli altri, ma non riesce a percepire quell'aumento di prezzo al consumo che c'è. Questo ovviamente dobbiamo affrontarlo con misure strutturali. Ci viene in soccorso anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, costruito in un periodo in cui questa crisi non c'era, ma che tocca esattamente i settori che sono in qualche modo da affrontare oggi: i contratti di filiera, il quinto bando è stato firmato, tutta la parte delle agroenergie, agrisolare, agrivoltaico, biogas e biometano, misure quindi che andranno a sostegno della diversificazione del reddito agricolo. E ovviamente, perché dico che bisogna sostenere l'agricoltura? Perché dai prodotti meravigliosi della nostra terra, che poi sapientemente l'industria della trasformazione trasforma e fa diventare quelle eccellenze che vediamo in tutti i mercati internazionali. Per l'industria alimentare invece? Beh, l'industria alimentare, ripeto, ovviamente il tema dell'energia è il tema principale. Abbiamo ieri sera approvato un decreto importante che dà sostegno anche ovviamente a tutti i settori produttivi, in ordine alla necessità di vedere una riduzione dei costi dell'energia, che poi sono il fattore principale anche dal punto di vista della quantità di prodotti. Io non vedo in questo momento, nonostante i prodotti ucraini in particolare, penso al grano, al mais, la chiusura del mercato russo, non vediamo problemi sugli stock di prodotti, vediamo dinamiche di prezzo in parte legate all'energia, in parte a speculazioni che bisogna assolutamente evitare che escano da una spirale controllabile. Esatto, Ministro, ieri avete approvato il Consiglio dei Ministri Guardate, il pregio della norma che è stata inserita in quel decreto è che finalmente si chiarisce che gli attacchi che venivano fatti a Sindaca Raggi sul gestione dei rifiuti erano strumentali, perché evidentemente c'era bisogno di una norma speciale per affrontare il tema. Detto questo, non era quello il luogo dove discutere di quel provvedimento. C'è un decreto condivisibile in tutte le altre parti che mette risorse per più di 14 miliardi e mezzo a disposizione di famiglie, imprese, dei cittadini.
sporcarlo con una norma che non c'entra assolutamente nulla e che fa fare un passo indietro verso la transizione ecologica non era secondo noi il modo giusto per affrontare un tema che c'è, che è quello della gestione dei rifiuti romani. Se parliamo di poteri speciali al sindaco, siamo stati quelli che lo chiedevano già quando il sindaco era espressione del Movimento 5 Stelle, era Virginia Raggi. Non c'era un problema a mettere a disposizione poteri speciali per il commissario del Giubileo anche per affrontare il tema dei rifiuti. Non si può pensare di affrontarlo. Guardate, il tema vero è che io sono più preoccupato dei grandi esperti delle idee del passato che magari degli inesperti delle idee del futuro. Per parlare di termovalorizzazione nella gestione dei rifiuti è un errore, perché sono strumenti diversi da quello. Guardiamo quello che succede a Barcellona o in altri paesi europei, dove l'energia residua dei rifiuti si estrae con il recupero, il riuso anche della parte indifferenziata. Estrarre energia per termovalorizzazione è il modo peggiore che si ha per estrarre energia da un rifiuto. Quindi quello non era lo strumento giusto, non condividiamo quel percorso e non abbiamo nemmeno capito la forzatura del metterlo in un decreto che non c'entrava assolutamente nulla con quel tema. Voi però non avete votato le misure sul superbonus, per esempio? Beh, la cosa un po' surreale è che di fatto molte delle misure di questo decreto, gli extra profitti, la tassazione degli extra profitti è un'idea che abbiamo avuto noi in una risoluzione del Senato, tra l'altro di molti mesi fa, a prima firma di Gianni Girotto, se non ricordo male. Abbiamo chiesto di incrementare la percentuale dal 10% al 25% diverse settimane fa. Il super bonus è una nostra misura e ce la proroga, così come abbiamo chiesto un sostegno forte alla domanda e alla tutela del potere d'acquisto degli italiani, e c'è una misura da 6 miliardi che fa esattamente questo. Quindi abbiamo condiviso totalmente quel testo. C'è un elemento che però è determinante, averlo voluto sporcare con quella norma non abbiamo capito il senso. Non esistono i voti per parti in Consiglio dei Ministri, si vota o non si vota. Abbiamo deciso di non partecipare alla votazione, non abbiamo votato contro, abbiamo deciso di non votare partecipare a quella votazione, perché riteniamo che bisognava dare un segnale rispetto a un tema politico importante per la storia della mia forza politica. Io ricordo che sugli incineratori abbiamo fatto battaglie storiche, non abbiamo capito perché bisognava forzarlo in quel testo. Non è incoerente non aver votato. E non riesco a sentire tre domande. È stata una decisione compatta all'interno del Movimento. Sì, è stata una decisione totalmente compatta all'interno del Movimento. Non abbiamo avuto... Il Premier ha detto che si augura che non ci siano fibrillazioni, che si possa... Non ho capito chi. Il Premier. Ah, il Premier. Poi in conferenza stampa ha detto che si augura che le certe fibrillazioni non vengano fuori e che il disaccordo si possa in qualche modo trovare una soluzione. Cosa accadrà adesso? Guardi, noi abbiamo fatto tre cose. Abbiamo proposto una riformulazione del testo per renderlo votabile. Abbiamo proposto lo stralcio, abbiamo proposto di inserirlo in un decreto a parte in modo da consentirci di votare il decreto da 14 miliardi e mezzo e di non votare l'altro decreto. Non ci è stata data la possibilità di non fare questa azione in Consiglio dei Ministri. Dopodiché io credo che non mi sembra che nel programma della maggioranza di governo ci fosse la gestione dei rifiuti a Roma, quindi non credo che possa avere nessun riflesso sulla gestione della maggioranza di questo governo. È dispiaciuto Draghi? Guardi, è sicuramente dispiaciuto e non è neanche stato composto di una forzatura del Presidente che ha in qualche modo gestito nel modo migliore possibile la situazione. Posso dire che noi siamo dispiaciuti tanto quanto il Presidente. Grazie. €200 Grazie. Euro per un ministro. Okay.